Mario Raimondi, La moglie del pescatore. È l'opera che ha vinto il primo premio del 1951 al premio Vado e rappresenta un'opera particolare nell'ambito della produzione proprio di questa artista. Mario Raimondi venne a Vado, da Torresina, in provincia di Cuneo, per lavorare come capostazione negli anni 30. In quegli anni incontra Arturo Martini e rimane folgorato dalla sua arte. Tanto è vero che poi dopo pochi anni abbandonerà anche la sua professione di ferroviere per dedicarsi totalmente all'arte. Era un autodidatta, come vi dicevo, affascinato dalla figura di Arturo Martini, lo segue nella sua evoluzione artistica. Questa espressione assorta, lo sguardo perso nel vuoto, che è tipico della produzione di Raimondi, in questo caso è reso particolare dalla materia. Si tratta di una terracotta refrattaria lasciata molto grezza. Generalmente nell'opera di Raimondi abbiamo proprio una purezza delle linee data anche da una perfezione, diciamo, della superficie. In questo caso sembra proprio che abbia voluto invece realizzare qualcosa di più realistico possibile utilizzando il grezzo della materia che, per quanto lisciata nella parte, diciamo, del corpo, è comunque molto evidente ed è lasciata invece estremamente grezza nella rete che la donna ha sulle gambe.